negoziati sul nuovo patto UE, sulla migrazione e l'asilo? Quali sono i nodi da sciogliere? I nodi da sciogliere li scioglieremo con la presidenza francese. Oggi il ministro dell'interno francese ha dato un poco le priorità della presidenza e speriamo che il principio di solidarietà venga abbinato sempre al principio di responsabilità, come detto anche dallo stesso Darmanin. L'Italia sembra avere però sposato ultimamente una linea più, diciamo, pragmatica, nel senso si pone l'accento molto di più sulla dimensione esterna, che è quella sulla quale gli Stati membri possono trovare un accordo, mentre sulla redistribuzione, diciamo, sembriamo avere... Noi abbiamo due principi, che è quello della redistribuzione dei migranti in maniera volontaria, perché ci saranno sempre dei paesi tipo Visegrad che non parteciperanno e dovrà pensare anche, dovremo pensare anche insieme alla Commissione, quelle che saranno eventuali penalizzazioni e dare avvio a un piano di relocation, però con quei paesi che certamente una parte importante hanno già partecipato quando era all'epoca di Malta e speriamo che si vada avanti con questo, purché vengano stabilite delle quote diciamo stabilite già dall'inizio. Quindi questo, noi siamo un po' su questa linea, così come siamo sulla linea dei partenariati, forti partenariati con i paesi terzi, perché è importantissimo che arrivino delle risorse a paesi che sono in difficoltà, perché poi si riprenda anche l'economia del paese, perché bisogna operare per prevenire le partenze, perché quello che dicevamo noi oggi, le frontiere marittime sono ben diverse dalle frontiere terrestri e quindi una volta che partono non è che si possono fermare in mezzo al mare, vanno le partenze, occorre che vengano assolutamente, diciamo, bisogna prevenirle, non bisogna soltanto operare per il salvataggio e poi per la relocation con gli altri paesi. La situazione al confine bielorusso, con questa condizione nuova per cui la Polonia per esempio ha dei rifugiati alle sue porte, che la fa somigliare un po' alla situazione del Mediterraneo in parte, anche se lì è terra e non è mare. Però questa situazione ha cambiato un po' il senso della solidarietà da parte di questi paesi del nord o dell'est, soprattutto rispetto al principio del paese di primo arrivo dei migranti? Allora, innanzitutto i numeri che ne vediamo dalla Bielorussia sono numeri certamente inferiori a quelli nostri. E là si parla di una minaccia ibrida, quindi una cosa ben diversa da quella che è l'immigrazione come problema strutturale di un paese. Quindi che poi gli altri paesi abbiano mutato il proprio orientamento, direi che l'argomento è stato incentrato soprattutto sui riflessi di carattere politico. Sembra che, diciamo, stiano in fase... Qua stiamo parlando però del Novax, qua non, qua dentro non ci sono. Pure qua, sono anche abbastanza attivi. E volevo capire, in Italia sembra che... Non è problema del ministro dell'interno, almeno questo. Le volevo solo chiedere, visto che sembra che siano in fase calante, diciamo, la preoccupazione al Viminale si è ridimensionata rispetto alla prima fase in cui sembrava che dovessero già creare enormi problemi. Allora, il Viminale non è che ha avuto enormi problemi, il Viminale ha cercato di gestire una situazione difficile cercando di creare il giusto equilibrio tra i diritti, dando la priorità soprattutto al diritto alla salute. Quindi ed è su questa linea che ci muoviamo anche oggi. Grazie, arrivederci. Grazie.